qui a Teramo il presidente Gravina e porta anche la Coppa dell'Europeo, dopo un'estate di vittorie non solo a livello calcistico, ma diciamo, da tutti i punti di vista sportivi. Ah, io porto a Teramo oggi il mio bagaglio di esperienze che ho vissuto qui a Teramo, che tra l'altro coincide anche con una giornata speciale, con l'arrivo anche della Coppa del campionato europeo che abbiamo vinto, ma di fatto oggi quello che a me piace coltivare, quello che mi piace cullare sono le emozioni, tante emozioni che ho vissuto in questo ambiente e che vorrei ancora una volta rivivere con la stessa passione di tantissimi anni fa. Qui il presidente Gravina e anche la Coppa degli Europei, vinta proprio dopo aver visto proprio le partite qui all'università, presso il Polo Universitario di Colli Park. Sì, è una sensazione bellissima, poi indossare la maglia della nazionale, quindi un dono come dire, con il mio nome, quindi un dono graditissimo da parte del Presidente, il Presidente che torna nella propria università, ricordiamolo, quindi docente e ricercatore di questo Ateneo, adesso riveste questo ruolo fondamentale in un settore tutt'altro che semplice da gestire. E come dire, anche un riconoscimento per l'Università di Teramo, per tutti i propri studenti, sia per l'impegno nella formazione e nella ricerca anche nel settore sportivo, ma anche, come ricordavi, quelle Emozioni. giornate, quelle serate meravigliose estive quando abbiamo gioito e ci siamo preoccupati insieme con la nostra nazionale fino alla gioia finale per la vittoria. Quindi oggi rifletteremo sul significato della vittoria e mi piacerebbe che questa vittoria fosse estesa anche a Patrick Zaki, che oggi il tribunale egiziano deciderà sul suo destino, e quindi un pensiero affettuoso a Patrick, studente dell'Università di Teramo, dell'Università di Bologna, quindi scusate il lapsus, ma tutti i rettori italiani lo considerano uno studente dei propri Atenei, e quindi speriamo che questo giorno possa rappresentare una vittoria anche per lui e, consentitemi, una vittoria anche per la giustizia per quanto riguarda Giulio Regeni, non dimentichiamolo mai.